Oggi giorno della memoria e dell'accoglienza in Italia, in ricordo del naufragio avvenuto il 3 ottobre del 2013 al largo di Lampedusa, dove persero la vita 368 immigrati. Quattro immigrati arrestati a Lampedusa dalla polizia, già destinatari di provvedimenti di espulsione. Assolto il sindaco di Canerti Corbo e i tre dirigenti del consorzio Tre Sorgenti, si ipotizzava una frode sulle tariffe idriche. Arrestato un giovane hacker originario di Sciacca per un'inchiesta del Tribunale di Napoli, avrebbe violato i sistemi informatici di diverse procure italiane. La CISL di Agrigento, caltanissettedenne, interviene sulle recenti aggressioni avvenute nel penitenziario Pasquale di Lorenzo di Agrigento, dove si registra una forte carenza di personale. Il sindacato USB TPL rende nota una disposizione dell'autorità garante della concorrenza sul servizio trasporti locali ad Agrigento: basta con le proroghe, il comune faccia subito la gara. Il prefetto di Agrigento incontra il presidente dell'ACI Bellanca sugli interventi per la sicurezza stradale in provincia. Rinnovato il nuovo consiglio dell'Ordine dei Medici di Agrigento, riconfermato l'uscente presidente Pituzzella, Burruano riconfermato presidente degli odontoiatri. L'Acragas incontrerà la nuova Egea, una squadra di tanti ex, la Fortitudo vince la sua prima partita in casa con l'Imola. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento del nostro TVA Notizie. Oggi 3 ottobre è stato designato Giornata Mondiale dell'Accoglienza in Italia in seguito all'approvazione della legge 45 del 2016. La scelta di questa data è simbolica e ricorda proprio il naufragio avvenuto il 3 ottobre del 2013 al largo di Lampedusa. Il servizio. Il 3 ottobre è stato designato come giornata della memoria e dell'accoglienza in Italia in seguito all'approvazione della legge 45 del 2016. La scelta di questa data è simbolica e ricorda proprio il naufragio avvenuto il 3 ottobre del 2013 al largo di Lampedusa. Questa giornata serve a onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo per cercare una vita migliore. Dal 2014 morti e dispersi nel Mediterraneo sono stati in media circa 8 al giorno, pari a oltre 30.000, molti dei quali bambini, bambine e adolescenti. In un contesto mondiale sempre più incerto e caratterizzato da guerre, persecuzioni, violenze, povertà, crisi umanitaria, chi fugge da tutto per raggiungere un futuro in Europa continua a rischiare la propria vita e quella dei propri figli, in mancanza di vie legali e sicure, e troppo spesso perde la vita in quella macabra lotteria che è la traversata di una delle rotte più letali al mondo, il Mar Mediterraneo. La giornata della memoria e dell'accoglienza promuove anche iniziative di sensibilizzazione, celebrazioni, attività culturali. Anche quest'anno partecipiamo alle attività organizzate dal Comitato 3 ottobre a Lampedusa, che prevedono laboratori per studenti italiani e stranieri, una tavola rotonda sulla esternalizzazione dei confini e le violenze sulle persone migranti, con un intervento di Antonella Inverno, responsabile ricerca, analisi e formazione di Save the Children. Per questa giornata, continua Save the Children, saremo a Lampedusa insieme ad alcuni ragazzi del movimento Giovani Save the Children, racconteranno le giornate sui loro canali social. Insieme a loro e la redazione di Change the Future racconteranno le giornate sui canali del movimento. Nel corso del 2024 sono giunte in Italia via mare oltre 48.000 persone rifugiate e migranti, di cui 5.500 minori stranieri non accompagnati. Nel sistema di accoglienza italiano, al 31 agosto del 24, risultano presenti oltre 20.000 minori stranieri non accompagnati, in calo rispetto al 31 agosto del 2023, quando ce n'erano 22.599, ma in aumento rispetto allo stesso periodo di rilevazione del 2022. Lampedusa pertanto si conferma anche quest'anno il principale luogo di arrivo via mare in Italia di minori stranieri non accompagnati, bambini e bambine accompagnati, donne sole e donne in stato di gravidanza.
la squadra mobile della questura di Agrigento ha arrestato quattro immigrati sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa. Le procedure di identificazione hanno permesso di stabilire che i quattro erano già stati destinatari di provvedimenti di espulsione, ma sono appunto tornati attraverso la frontiera di Lampedusa in Italia. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, tutti sono stati posti ai domiciliari all'interno dell'hotspot di Contrada in Briacola. E si chiude con un'assoluzione e tre non luogo a procedere l'inchiesta che ipotizzava una frode sulle tariffe idriche legata al consorzio Tre Sorgenti e all'erogazione di acqua nel comune di Palma di Montechiaro. Il giudice per l'udienza preliminare, Mazzullo, ha prosciolto per non avere commesso il fatto il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo e i tre dirigenti del consorzio, Carmelo Vaccaro di 59 anni di Real Monte, Jessica Vanessa, lo giudice di 32 anni di Palma di Montechiaro, Mauro Porcelli di Licata di 64 anni. Porcelli aveva scelto anche la via del rito abbreviato e ha incassato l'assoluzione con la medesima formula, secondo l'accusa che però non ha trovato riscontro in aula, il consorzio Tre Sorgenti avrebbe applicato una tariffa maggiore rispetto a quella dovuta. Per almeno due anni avrebbe bucato i sistemi informatici di alcune procure italiane, sottratto documenti coperti da segreto, tentato di acquisire atti relativi alle indagini di mafia e di terrorismo e costretto gli inquirenti a non utilizzare più le email e WhatsApp nel timore di essere intercettati. A meno di 24 anni, l'informatico arrestato ieri dalla Polizia Postale, a margine di una delicata inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata dal magistrato Nicola Gratteri. Carmelo Milano, difeso dall'avvocato Genchi, formalmente impiegato di una società, è originario di Sciacca, ma per lavoro si spostava tra Gela e Roma ed è proprio nella capitale che è stato catturato. Gli investigatori hanno atteso che l'hacker fosse materialmente con le mani sulla tastiera per intervenire. Adesso è accusato di accesso abusivo aggravato alle strutture, di diffusione di malware e software in concorso. Nell'inchiesta ci sarebbero altri tre indagati. E la CISL interviene sulle recenti aggressioni all'istituto penitenziario Pasquale Di Lorenzo ad Agrigento. A fronte di un elevato numero di detenuti si registra una forte carenza di organico del servizio. La CISL di Agrigento, Caltanissetta N e le federazioni FNS e FP della CISL intervengono sui recenti e nuovi casi di aggressione che i sanitari hanno subito all'interno dell'istituto penitenziario Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Da tempo, a tutti i livelli e in tutti i settori, la CISL denuncia la carenza alla sicurezza nei luoghi di lavoro. La situazione nel carcere di Agrigento, così come in generale anche in molte altre case circondariali del territorio, è molto preoccupante e ha superato il livello di guardia, quando ha dichiarato Carmela Petralia, segretaria generale della CISL di Agrigento Caltanissetta Enna, Salvatore Parello, segretario generale dell'FP CISL di Agrigento Caltanissetta Enna, Alessandro Farrugia, coordinatore di Agrigento Funzione Pubblica Sanità, Domenico Ballotta, reggente FNS CISL e Fabio Casalicchio, coordinatore provinciale FNN Polizia Penitenziaria. A fronte di un numero elevato di detenuti, proseguono i sindacalisti, si registra una forte carenza di organico, di conseguenza il personale è costretto a turni massacranti, supportando un enorme stress psicofisico, operando in contesti nei quali il sovraffollamento e le condizioni degradate delle strutture saturano di tensione la quotidianità penitenziaria. Nonostante ciò, non è mai mancato da parte della Polizia Penitenziaria e del personale sanitario la dedizione a svolgere il proprio mandato istituzionale, garantendo i livelli di sicurezza non solo delle carceri ma di tutta la comunità. Per Carmela Petralia, Salvatore Parello, Alessandro Farrugia, Domenico Ballotta, Fabio Casalicchio è fondamentale comprendere che la sicurezza penitenziaria è una porzione di sicurezza pubblica, il mantenimento dell'ordine e della disciplina negli istituti penitenziari è parte del processo dell'ordine pubblico. Per tale ragione, concludono i sindacalisti della CISL, è importante che ci sia una maggiore consapevolezza a livello di comunità delle condizioni in cui versano le case circondariali e i soggetti che ogni giorno
operano all'interno di queste realtà. Continueremo pertanto a mantenere alta l'attenzione su questo tema, intensificando la presenza e i controlli da parte delle nostre rappresentanze sindacali, rilanciando il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. E sulla vicenda rifiuti, la Regione presenta all'ANCI un piano operativo decennale per le discariche pubbliche dismesse. Trupiano. Un piano operativo decennale per mettere in sicurezza e bonificare le discariche pubbliche dismesse dell'isola e procedere al risanamento ambientale delle aree che risultano inquinate. Lo ha annunciato d'intesa con il presidente Schifani, l'assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro, nel corso di un incontro che si è svolto con l'ANCI Sicilia. In particolare, l'assessore ha preannunciato che nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso pubblico con cui i comuni potranno accedere alle risorse per eseguire le indagini necessarie per accertare l'attuale grado di contaminazione dei siti. L'iniziativa, ha detto Di Mauro, rientra nella più ampia azione che il governo Schifani sta ponendo in campo col primario interesse di tutelare l'ambiente e la salubrità dei luoghi, il primo passo di un più articolato percorso volto a permettere ai comuni che riscontreranno la persistente presenza di elementi inquinanti, di procedere alla bonifica dei siti. Si è svolto stamani un incontro nel cortile del Libero Consorzio tra il prefetto di Agrigento Romano, il comandante dei carabinieri, della Guardia di Finanza, del questore, con il presidente dell'ACI Salvatore Bellanca. L'iniziativa ha seguito il convegno sulla sicurezza stradale fatto lo scorso 28 settembre presso la chiesa di San Pietro. Nell'atrio è stata allestita una mostra fotografica sui migliori eventi automobilistici in provincia. Noi abbiamo seguito l'incontro. Presidente, oggi questo incontro col prefetto a testimonianza di un impegno che avete avuto la settimana scorsa con un interessante convegno relativamente alle auto storiche. Sì, grazie alla disponibilità di Sua Eccellenza il Prefetto abbiamo avuto la possibilità di allestire questa mostra fotografica delle gare più antiche di Agrigento, a testimonianza anche in questa location che è di particolare importanza. Io ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per averci dato questa sua disponibilità in questa location particolare. E le foto rappresentano quelle che sono la passione degli agrigentini per le gare automobilistiche sin dal 1900. E questo non solo ci dà la possibilità di valorizzare quella che è la cultura anche storica del nostro patrimonio, perché è vero che Agrigento è ricca di patrimonio e di cultura, però non si deve fermare solo ed esclusivamente a quella che è la Valle dei Templi. E anche queste mostre fotografiche che testimoniano che nel corso degli anni ci sono stati tanti appassionati e anche una cultura che è del nostro patrimonio cittadino. Abbiamo anche due prototipi di un certo livello storico, diciamo. Sì, abbiamo anche messo in esposizione due auto storiche che hanno fatto la storia dell'automobilismo internazionale, perché la Fiat 131 Rally è stata una macchina che anche con i piloti recenti come Alen hanno vinto gare di campionato del mondo. Questo proprio per far capire che bisogna che anche i giovani si avvicinino a quello che è la passione per il collezionismo storico. Prefetto, ecco, come valuta questa iniziativa? Le è stato donato anche un quadro. Sì, ci sono state donate alcune, non uno, ma alcune riproduzioni fotografiche che troveranno degna sede nei nostri uffici. Ma a parte questo, la prefettura, come lo sapete, è stata aperta ormai da più di un anno alle iniziative culturali. Ecco, questa è un'iniziativa culturale. Diceva poco fa il presidente che Agrigento è città bella per venustati cose antiche, ma fra le bellezze ci sono anche quelle moderne. E io aggiungerei un'altra considerazione. Abbiamo imparato, lo sappiamo da anni, per esempio, che il vino, l'enologia è cultura, no? Eppure il vino può essere anche una sostanza pericolosa se porta all'alcolismo. Ecco, col Presidente stiamo lavorando molto sulla prevenzione degli incidenti stradali insieme all'Associazione Vittime della Strada, ma la prevenzione dei pericoli che nascono da alcuni oggetti, come può essere appunto il consumo di alcolici Sì. o le automobili o le motociclette, passa attraverso la consapevolezza. E allora, un amore per la macchina, che quindi vuol dire una
accostamento consapevole, una guida consapevole, non necessariamente una non guida, non necessariamente un allontanare il traffico stradale ritenuto di per sé fonte di pericolo. È un po' quello che abbiamo fatto col vino, e cioè oggi si consuma meno vino, si consuma più consapevolmente, almeno nelle fasce di età più mature, diciamo così, ma si fa un vino migliore che ha portato la Sicilia ai primi posti del mondo. Ecco, che sia così anche con le automobili, con l'automobilismo. Un accostamento consapevole e culturale all'automobile, che è un oggetto d'arte, non dico nulla di nuovo, i nostri designer, quelli italiani, sono fra i più famosi del mondo, le auto italiane sono fra le più belle del mondo, sono le più belle. Qui ne abbiamo due splendidi esempi, marchiati Fiat e Lancia, e significa, ecco, tutto ciò comporta, significa un utilizzo consapevole del mezzo, e che quindi allontani i lati negativi mantenendone solo i lati positivi, che sono tantissimi, detto peraltro da appassionati. E l'unione sindacale di base, per mezzo del suo coordinatore Giuseppe Dionisi, interviene con una nota stampa sul problema dell'affidamento del servizio locale di Agrigento, annunciando un provvedimento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Si pronuncia: basta proroga il servizio. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha scritto al Comune di Agrigento e alla USB Lavoro Privato TPL Nazionale in ordine alle proroghe sistematiche relative al servizio di trasporto pubblico locale. La nota dell'autorità garante della concorrenza e del mercato fa seguito alla richiesta di intervento formulata 3 mesi addietro dall'USB Lavoro Privato TPL Nazionale Sicilia, che si legge in un comunicato: ritiene doveroso rendere nota e trasmettere nell'interesse dei cittadini la risposta dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Quest'ultima dunque, con una propria deliberazione, ha sollecitato il Comune di Agrigento affinché il servizio di trasporto pubblico locale venga affidato tramite una gara pubblica e nella sua adunanza del 17 settembre 2024 ha evidenziato la necessità di evitare ulteriori proroghe sistematiche per l'affidamento del servizio, chiedendo al Comune di procedere quanto prima alla gara per garantire trasparenza e concorrenza nel settore dei trasporti locali. L'Ordine dei Medici di Agrigento rinnova il consiglio direttivo. Santo Pitruzzella riconfermato presidente, mentre Luigi Burruano presidente della commissione Albo Odontoiatri. Il servizio. Rinnovato il consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Agrigento per il triennio che va dal 2025 al 2028. Riconfermato il presidente Santo Pitruzzella del Consiglio dell'Ordine di Agrigento e Luigi Burruano della Commissione Albo Odontoiatri. Il nuovo consiglio direttivo è composto, oltre che dal presidente Pitruzzella, da Onofrio Cacciatore, vicepresidente, Luigi Traversa, segretario, Vincenzo Carità, tesoriere, Luigi Burruano, presidente CAO, e dai consiglieri Mattia Aquilino, Giovanni Calcara, Domenico Condello, Pietro Curella, Maria Rita Falco Abramo, Paolo Felice, Carmelo Graceffa, Alfonso Lozzito, Adriana Malfitano, Riccardo Mandracchia, Francesco Petrusa e Vito Sclafani. I componenti della commissione dell'Albo degli Odontoiatri, della quale Luigi Burruano è stato riconfermato presidente, sono Luigi Traversa, vicepresidente, Daniela Falzone, segretario, Fausto Armenio e Simona Taibi, componenti. Il nostro impegno è racchiuso nel nome della lista continuità, ha affermato Santo Pitruzzella, nuovo presidente, riconfermato. Il nostro obiettivo non è soltanto continuare sul percorso tracciato 4 anni or sono, ma implementarlo seguendo il principio del si può fare ancora molto di più e sempre meglio. In questa ottica, prosegue il presidente Pitruzzella, è nostro intento potenziare la formazione, curando in modo particolare la medicina di genere. Non a caso la nostra lista conta anche la presidenza di donne medico, oltre alla presenza di donne in consiglio. Vorrei sottolineare comunque che
Medicina di genere non significa solo donna, ma anche razza e cultura, una medicina a 360 gradi, di ciò reso possibile grazie alla professionalità presente in consiglio, capaci di annoverare gli ambiti di radiologia, ginecologia, hospice, pediatria, oltre ai medici di medicina generale. La riconferma mia e dei colleghi, ha dichiarato Luigi Burruano, presidente della commissione Albo Dondreati, è un riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi e quello espresso dagli odontoiatri che sono tornati a darci fiducia è segno di grande stima e di grande continuità. Un link per gli invalidi, ma si apre un sito di casinò online con il logo della regione che smentisce "non siamo noi il servizio". La Regione Siciliana è sponsor di scommesse online, dall'assessorato interessato giurano di no e l'affermazione è credibile. Intanto, cliccando sul link http://lineediattivita.dipartimentofamigliasicilia.it, come segnala un tutorial dell'INPS, si dovrebbe aprire una pagina web con le informazioni agli invalidi siciliani sui benefici che potrebbero avere per le loro condizioni. In realtà si accede ad una pagina di un casinò online con in alto a destra il logo della Sicilia con la trinacria al centro e i tradizionali colori isolani. Non si tratta del logo ufficiale della regione siciliana, ma certamente potrebbe indurre a pensare che la regione stia sponsorizzando scommesse. A segnalare l'episodio è stato un cittadino: dopo aver ottenuto l'invalidità si è imbattuto nella pagina web, ha chiesto chiarimenti all'INPS che ha declinato ogni responsabilità sostenendo che il link è di competenza dell'amministrazione regionale, quindi ha prontamente informato per email gli uffici del Dipartimento Famiglia e la segreteria tecnica dell'assessore Nuccia Albano. Lanza poi ha contattato la dirigente generale del Dipartimento Famiglia, Letizia Di Liberti, che ha detto: non è un link della regione, purtroppo già in passato sono accaduti fatti del genere e abbiamo inoltrato le segnalazioni all'ARIT. E si terrà nei giorni 12 e 13 ottobre a Porto Empedocle la Sana dei Grani Antichi, tipo Chiattulidda Licatesa, previsto anche il mercatino agroalimentare, un convegno sul tema presso la Torre Carlo V e alla Villa Kennedy, esposizione di prodotti tipici locali. Aerolinee siciliane pronte al volo entro il mese di maggio 2025. Sentiamo la collega Margherita Trupiano. Aerolinee siciliane è pronta a volare entro maggio del prossimo anno. La società ha aumentato il suo capitale sociale, disponendo dunque di un budget che permette l'avvio dell'operazione di volo, come detto, entro maggio 2025. Dopo una rigorosa selezione durata 3 anni, Aerolinee siciliane ha individuato il settore del trasporto aereo passeggeri tra quelli a maggiore crescita e il management della compagnia ha scelto tra più competenti presenti sul mercato, oltre che garantito dalla innovativa formula dell'azionariato diffuso e della gestione partecipativa in stile anglosassone. Tale operatività ha consentito inoltre di avviare il processo di certificazione della sede della compagnia, che sarà Caltagirone, con il call center per le prenotazioni, un investimento che potrebbe di fatto consentire il lancio della compagnia, permettere di consolidare le basi operative e sviluppare un polo di manutenzione essenziale per garantire efficienza e sicurezza dei voli. I benefici per la comunità includono tariffe speciali per studenti e over 65, prezzi calmierati per chi si cura fuori dalla Sicilia, oltre a fondi di solidarietà per sostenere giovani studenti provenienti da famiglie bisognose. E il deputato di Sud Chiama Nord Giuseppe Lombardo interviene sulla questione dell'azienda siciliana Trasporti Aste. Sentiamo l'intervista dei colleghi di Trapani allo stesso parlamentare.
Onorevole, allora vorremmo capire sia noi ma anche i siciliani, cosa ha intenzione il governo Schifani di fare con questa partecipata, secondo lei? Intanto il governo Schifani ha intenzione di dismettere ASD e dare tutto in mano ai privati. Si è visto proprio in queste settimane, con l'avvio dell'inizio dell'anno scolastico, che senza che ci fosse la necessità, con atti impositivi, ha tolto le linee ad ASD per darle ai privati e darle poi di nuovo ad ASD nel giro di qualche settimana. Significa che ASD era nelle condizioni di fare quelle tratte che le erano state tolte e il governo, senza, voglio dire, giustificazione, invece voleva farle fare ai privati. Fra le altre cose, privati che inizialmente avevano avuto un atto impositivo fino al 31 marzo, grazie al nostro intervento si sono limitati a fare atti impositivi fino a 30 giorni e adesso addirittura a revocare. Secondo lei questo balletto, possiamo chiamarlo così, come mai non è riuscito al governo? Perché noi non siamo stati in silenzio, l'abbiamo denunciato in tutte le occasioni e in ogni luogo, sia in aula che in commissione. Hanno capito che avevano fatto una cosa veramente esagerata, e cioè togliere linee ad ASD, che nonostante avesse i mezzi e gli operatori di esercizio fermi in rimessa. C'è stato il paradosso che gli autisti di ASD con i mezzi guardavano passare i vettori privati che facevano il servizio, in più con la beffa per gli studenti e per i pendolari, che i vettori privati, non riconoscendo l'abbonamento ASD, hanno fatto pagare il biglietto o l'abbonamento per la seconda volta agli studenti e ai pendolari. Un avvio di anno scolastico vergognoso. Mi concede questa battuta, veniva del ridere quasi. No, non viene da ridere, viene da piangere. Ridere ironicamente, c'è da piangere perché una linea pagata due volte, sia dagli studenti e sia dalla regione, perché se io pago poi il corrispettivo a chi fa il trasporto al posto di ASD e ASD tiene i pullman fermi in rimessa e gli autisti, quegli autisti sono pagati lo stesso. Di mezzo c'è il rischio comunque che vadano a casa con questa strategia. Oltre 170 lavoratori somministrati, i cosiddetti interinali, che sono stati assunti ormai da anni e quindi non hanno più i requisiti di precari, ma hanno requisiti già di lavoratori stabili, e i mezzi fermi nella rimessa. Qualcuno ha giocato sporco. Ieri abbiamo depositato proprio un'interrogazione perché vogliamo sapere chi ha deciso di togliere le linee ad ASD ad inizio anno scolastico per poi ridarle nel giro di qualche settimana, perché noi abbiamo fatto una battaglia sia in aula sia in commissione evidenziando che ASD aveva i mezzi, gli operatori fermi in rimessa e i privati viaggiavano con i soldi della regione e con il doppio abbonamento, il doppio biglietto da parte dei pendolari. Un gioiello di famiglia, certo con qualche correzione, adeguandolo ai tempi, ma un gioiello di famiglia così in un batter d'occhio chiuderlo e fare finta che non è successo nulla è normale? Non è normale. ASD, io lo ricordo sempre, è la partecipata forse più antica d'Italia. È stata costituita con legge regionale, la numero 7 del 1947, e oggi il governo, per fare un favore, e io mi assumo la responsabilità di quello che dico, per fare un favore ai privati che subentreranno nelle linee che ha gestito fino a qualche mese fa ASD, la sta dismettendo o quantomeno non la sta mettendo nelle condizioni di poter svolgere il servizio. Faccio solo un esempio: 2 anni fa esce un bando del PNRR per acquistare mezzi nuovi per oltre 30 milioni di euro, ASD non partecipa, i privati coprono oltre 150 mezzi, forse per prepararsi a fare le linee che saranno dismesse ad ASD. Non è normale che studenti rimangano a terra, impiegati ed operai che ogni giorno fanno il da per i luoghi di lavoro rimangono a terra. Non solo non è una cosa normale, ma è stata una cosa programmata. Il precedente direttore generale, che si è dimesso per 3 volte, è stato premiato con un incarico politico all'ufficio di gabinetto dell'assessore territorio ambiente, e parlo dell'ingegnere Parlavecchio, addirittura ha chiuso le officine per fare le manutenzioni nella rimessa di Palermo per mandare l'appalto delle manutenzioni all'esterno. Non è andata a buon fine l'esterno e quindi noi per oltre 2 mesi ci siamo ritrovati senza manutenzione dei mezzi, e nel solo mese di luglio, proprio per volontà, sono state soppresse in tutta la Sicilia, ma in modo particolare in provincia di Palermo,
oltre 4.000 corse. Qualcuno proprio strategicamente voleva far chiudere Aste. Lo stato dell'arte di Aste qual è? Intanto devono correre per fare questo benedetto piano di ristrutturazione aziendale, il cosiddetto piano industriale, per poter avere i 30 milioni di ricapitalizzazione, oltre circa 20 milioni di investimenti da fare nel 24, 25 e 26. Questo andava fatto già nel mese di luglio. Adesso l'assessore Dagnino si è preso tempo fino addirittura alla fine di novembre, quindi noi rischiamo di perdere anche il 24 e di perdere risorse importanti che già avevamo stanziato in aula per ricapitalizzare Aste e per fargli fare investimenti. Come mai vi state muovendo solamente voi come forza politica? Come mai? Questa è una bella domanda, perché non me lo spiego neanch'io, perché c'è il silenzio assoluto anche da parte delle altre forze di opposizione. Questo mi dispiace dirlo, perché se questa battaglia venisse condotta non solo dalle opposizioni, ma da tutto il Parlamento, perché bisognerebbe essere orgogliosi di una partecipata come Aste, che ha quasi 80 anni di storia, io non lo spiego, non me lo spiego ancora il perché c'è questo silenzio assordante. Sembra quasi come se già avessimo accettato che la partecipata va chiusa, che le tratte vanno gestite solo ed esclusivamente dai privati. E io aggiungo che questa operazione, indipendentemente di chi sarà il beneficiario o chi si aggiudicherà la gara, vale 1,5 miliardi. Con i tempi giornalistici è chiaro che non possiamo andare a lungo, come ci lasciamo? Noi l'impegno non solo lo manteniamo ma lo aumentiamo, perché vogliamo arrivare a un traguardo che è quello di salvare un'azienda come Aste ed evitare che il privato metta le mani su tutto quello che è il trasporto pubblico locale. Aste nella qualità di società in house, perché così si vuole far diventare Aste, avrebbe potuto gestire tutto il trasporto pubblico in Sicilia, ma siccome ormai ci sono decenni di interessi sul trasporto pubblico locale, sicuramente non si può dire no al privato e sì al pubblico. Linea alla regia per la pubblicità. E la bellezza del Castello Nelson ha fatto da cornice alla conferenza stampa di presentazione della 33esima sagra del pistacchio verde che si terrà a Bronte. I colleghi di Catania. È tutto pronto per la 33esima edizione della Sagra del Pistacchio di Bronte, che si svolgerà dal 4 al 6 e dall'11 al 13 ottobre. La vera sagra, infatti, si svolgerà in Piazza Spedalieri, dove gli espositori potranno vendere solo pistacchio verde certificato DOP. È lì dunque che si potrà acquistare il pistacchio, qualsiasi prelibatezza realizzata con il pistacchio di Bronte attestato dal Consorzio di Tutela. Quando abbiamo fatto questa scelta non pensavamo che doveva avere tanto successo. Però siccome il popolo di Bronte meritava un impegno particolare per il pistacchio, perché per tanto tempo, per lungo tempo, avevano coltivato questa pianta, raccolto i pochi frutti e ci rimettevano il loro lavoro, il loro sudore, le loro speranze. E però c'era la convinzione che si poteva fare meglio, si poteva fare di più. C'è stato un concorso di esperienze, un concorso di buona volontà dagli imprenditori ai coltivatori, a cui va il merito maggiore, ma anche ai pasticceri, tutti coloro i quali poi si sono cimentati a fare crescere questa esperienza. Ormai è diventata una cosa molto bella, molto importante, sia a livello regionale, nazionale e internazionale, lo vediamo dalla gente e dai turisti che vengono in queste due fine settimana. Nell'ambito di questo evento, che ormai è diventato grande, c'è anche una giornata dedicata alla scuola, giorno 11, abbiamo invitato non solo i nostri studenti della nostra Bronte, che sono circa 2500, ma anche tutti gli studenti esterni nell'ambito territoriale
industriale di Catania. Molte già le risposte positive, sicuramente ne verranno tante come gli altri anni, e l'importanza di invitare gli studenti è quella di far conoscere ai nostri studenti e dare l'opportunità che questo prodotto è importante per girare l'economia e quindi per creare lavoro, e agli studenti esterni per far gustare la prelibatezza e il gusto unico del nostro pistacchio e far conoscere i siti culturali della nostra Bronte. Infatti il pomeriggio è dedicato a Castello Nelson per far conoscere anche questo sito e il nuovo museo multimediale che abbiamo inaugurato l'anno scorso. La caratteristica è che abbiamo puntato che sul Corso Umberto obbligatoriamente ci devono essere dei prodotti del pistacchio di Bronte, anche se che non sia DOP, che nel paese di Bronte non deve entrare pistacchio estero. Poi abbiamo perseverato per la zona DOP perché noi siamo conosciuti come pistacchio verde DOP. E l'altra cosa bella che noi abbiamo, c'è stata un'associazione che ci ha aiutato a fare un laboratorio sensoriale dove spiegheranno tutte le proprietà organolettiche del pistacchio. Per quanto riguarda gli eventi, abbiamo degli eventi un po' più grossi, però purtroppo non abbiamo potuto portare un evento grosso, un cantante di fama nazionale, perché ci sono delle nuove direttive a livello di questura e di prefettura di sicurezza, e ci siamo attenuti a piccoli spettacolini perché purtroppo il nostro corso è di 1,8 km, perciò dobbiamo portare spettacoli per questi 2 km. Sarà la nuova Egea la prossima avversaria dell'Agragas, una squadra ricca di ex giocatori che hanno militato nella squadra biancazzurra. Ce ne parla meglio il collega Carmelo Lentini. Sarà la nuova Egea dell'ex tecnico biancazzurro Francesco Di Gaetano il prossimo avversario dell'Agragas e valida per la quinta giornata. La compagine barcellonese proviene da una netta vittoria esterna ottenuta per 2-0 ai danni della Cireale ed occupa un posto onorevole in classifica generale. Con la nuova Egea ci sono altri ex di buona levatura come l'esterno biondo e l'attaccante Trombino, che proprio da Cireale quest'ultimo ha segnato una delle reti vincenti. Intanto la compagine dei Templi continua ad allenarsi con impegno agli ordini del tecnico Pino Rigoli. L'intera rosa è sotto esame costante e dopo la risicata vittoria ottenuta contro la San Cataldese intende proseguire sulla scia positiva iniziata proprio domenica scorsa. Intanto si rafforza la linea under biancazzurra. Il giovane 2006 Samuele Di Stefano, proveniente dal Siracusa ma cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Catania, arriva all'Agragas a titolo definitivo. Si tratta di un calciatore su cui la società, ma anche il tecnico Pino Rigoli, conta moltissimo. Il ragazzo è già a disposizione del tecnico biancazzurro. Buone notizie per la Fortitudo Moncada, che vince con l'Imola nella prima partita giocata in casa. Il prossimo turno sarà l'infrasettimanale al Pala Moncada contro la squadra del Desio. Il servizio. È stata una partita molto combattuta, con tanti errori da una parte e dall'altra e qualche scelta arbitrale da rivedere, ma la Fortitudo Agrigento, con molta grinta e un pizzico di fortuna, ha vinto la prima partita in casa del campionato contro Andrea Costa Imola e portando a casa 2 punti importanti. I ragazzi del coach Quilici partono subito bene, vincendo il primo quarto 17-14. La squadra regge bene sulle spalle di Caiazza e Piccone, con Chiarastella sempre pronta a supportare la squadra e mettere dentro punti pesanti. Finirà in doppia cifra, 10 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. I primi 2 citati chiudono a quota 14. In doppia cifra anche il pivot Martini con 10 punti, in perenne contrasto durante la partita con il fratello Lucio, avversario sul campo tra le fila di Imola. La squadra perde smacco, i veterani non riescono a incidere e i giovani faticano a imporsi sul campo. Saranno 2 tripe di Piccone e un canestro di Miccoli a riaprire il match e riportarlo avanti per Agrigento con un finale thriller che porta la nostra squadra a vincere di un solo punto. Si tornerà a giocare domenica al Pala Moncada contro il Desio, ferma durante il turno infrasettimanale e quindi più riposata.
Coach, è un finale molto combattuto e anche molto discusso, con scelte arbitrali da rivedere o comunque discutibili, però la Fortitudo vince in casa, vince di un punto e porta a casa due punti importantissimi. Beh, lo dico alla seconda di campionato, gli arbitri è bene non parlare, anche perché siamo alla seconda, abbiamo fatto disastri noi, disastri loro, e ovviamente gli arbitri devono prendere un po' la mano anche sul livello del gioco e sul livello delle chiamate, immagino, per cui questa è una parte che comunque non possiamo controllare. È stata una partita dove gli ultimi tre minuti sembrava il Benny Show, tra gente che inciampava, pallone persi, gente che scivolava da tutte e due le parti. Mi posso considerare fortunato, posso considerare che è stata una vittoria agguantata con un po' di fortuna, ma anche con un po' di carattere, perché alla fine abbiamo sofferto molto la fisicità degli avversari a rimbalzo in attacco, ne ha presi 9 a metà partita, siamo riusciti a contenerlo meglio nel terzo e nel quarto quarto, ne hanno presi 6, però onestamente ne ha presi 4 negli ultimi 5 minuti, dove c'è stata un po' di bagarre, e per noi, per taglia fisica e anche per caratteristiche tecniche, possiamo soffrire contro esterni di quel peso, di quella forza. La parte positiva è che abbiamo fatto dei momenti di buonissima pallacanestro, soprattutto difensivamente. Rispetto alla partita di Lumezzane siamo stati molto più concentrati sugli obiettivi, molto più concentrati rispetto a molto poco che abbiamo fatto con Lumezzane, e quindi non assolutamente ancora a livello per questo campionato. Abbiamo giocato contro una squadra solida, perché Imola è una squadra bella allenata, solida, che ha dei riferimenti ben precisi, ha buonissimi giocatori, specie nei primi 5. E finché siamo riusciti a stare sul piano, concentrati, perché poi non è un discorso semplicemente di riuscirci a stare, ma concentrati sugli obiettivi, abbiamo fatto delle buone cose. In attacco ci manca ancora un po' quella confidenza di capire il momento di quando giocare insieme, quando giocare, magari isolarsi un po', quando cercare di sfruttare certi vantaggi. E questo ovviamente alla seconda di campionato, data anche la nostra età e il fatto che tendenzialmente la maggior parte della squadra è nuova, credo che sia dato più evidente che serva ancora un pochino di tempo per trovare la quota. Dove è stata oggi più forte la Fortitudo? Ma siamo stati bravi a non abbatterci nel momento in cui probabilmente loro stavano giocando una pallacanestro migliore della nostra, ma a mangiare un po' di spazi, a contestare i tiri, a comunque Klanicek, anche se ha fatto mi sembra 14 se non mi sbaglio, 18, no 14, e siamo riusciti a contenerlo, siamo riusciti piano piano a crescere nelle cose che davano più vantaggio a Imola, quelle che hanno dato più vantaggio nel primo tempo. Piano piano, tolto lì, abbiamo preso poi fiducia in attacco, talento offensivo onestamente non ci manca, ci manca di più di giocare insieme, di ridurre il numero di palle perse, perché anche oggi 16 è un numero eccessivo, soprattutto perché le palle perse, se le perde Miccoli, che è un 2006, diciamo, fa parte del percorso, se le perdono i giocatori un pochino più esperti nei momenti topici, fa un po' meno parte del percorso, diciamo che forse dobbiamo essere un pochino più concentrati su quelli che sono gli obiettivi. Si comincia giocando ogni 3 giorni, domenica si torna subito in campo, di nuovo qui al Palamoncada, quindi la sconfitta di Lumezzane e la vittoria di oggi ti danno dei segnali per affrontare in così pochi giorni poi un'altra partita? Beh sì, contando che di fatto Imola l'abbiamo preparata a chiacchiere e senza allenarsi, così faremo con Desio, che tra l'altro ha un vantaggio non da poco per questa partita, perché questo infrasettimanale lo ha saltato, perché recupererà il 22. Quindi sì, ci sono dei segnali incoraggianti del fatto che siamo stati bravi comunque a non portarsi troppi tossini addosso della sconfitta passata, dovremmo invece essere un po' bravi a portarsi dietro un po' di entusiasmo, e comunque devo dire siamo stati bravi a togliere degli errori, soprattutto sulla parte difensiva, che ci ha dato la chance oggi di portarla via con un po' più di concretezza. Lele, è un finale abbastanza thriller, beh, un campionato così è difficile da reggere, però è una vittoria importantissima questa. Sì, vogliamo reagire dalla sconfitta di domenica, sappiamo che questo è un campionato comunque difficile, vogliamo dare sempre il 100% di noi stessi. Abbiamo rispettato il piano partita dell'allenatore, l'abbiamo preparato anche in poco tempo, però volevamo la vittoria e l'abbiamo portata a casa. Quanto è stato difficile battere Imola? Ah, è stato difficile, una squadra abbastanza competitiva con giocatori con giocatori comunque di esperienza, giovani ma molto talentuosi.
però alla fine l'abbiamo portata a casa, siamo contenti e prepariamo da domani la partita in casa di domenica. Senti la responsabilità sulle spalle, in parte è sulle tue mani il gioco della squadra. Quest'anno per me è fondamentale, è molto importante per me, voglio crescere da molti punti di vista. Soprattutto oggi ci tenevo a far bene perché, essendo la festa dei nonni, mia nonna è venuta a mancare un mese fa, quindi volevo portare ancora di più alla squadra il mio contributo oggi, quindi dedico la vittoria della mia squadra a mia nonna. Tornano a Messina i giochi senza quartiere, che vedi tanti ragazzi protagonisti. L'intervista all'assessore Cannata alle politiche giovanili da parte dei colleghi di Messina. Tornano i giochi senza quartiere, una opportunità di incontro del territorio per valorizzare non soltanto le circoscrizioni ma anche per coinvolgere i giovani. Tornano i giochi senza quartiere, siamo arrivati alla terza edizione, in sinergia con le 6 municipalità e la Messina Social City stiamo portando un nuovo format che vede nuovi giochi innovativi con gonfiabili ma anche giochi di intrattenimento per i più piccoli, questo perché vogliamo creare un senso di appartenenza col proprio luogo, con la propria strada del quartiere e al contempo vogliamo che i giovani diventino responsabili, si prendano cura di quel luogo, che riescono a vivere attraverso il gioco. Ci crediamo fortemente, quindi non una semplice iniziativa di gioco ma qualcosa di più grande che vede appunto attraverso queste attività ludico-ricreative la possibilità di creare quel senso di comunità che ci vede tutti protagonisti. Nella programmazione delle politiche giovanili è importante anche questo aspetto. Un tempo c'era lo studio dell'educazione civica a scuola, oggi è necessario fare anche educazione civica nei luoghi della vita di ogni giorno, perché questi ragazzi saranno i cittadini del domani e magari saranno chiamati anche a ricoprire dei ruoli di incarichi di responsabilità nella nostra società. I ragazzi e le ragazze saranno cittadini del domani ma sono anche cittadini del presente, proprio per questo è importante non dimenticarlo e coinvolgerli già attivamente in quelle che sono le iniziative, la programmazione dell'amministrazione comunale. Anche grazie all'istituzione votata dal Consiglio Comunale su mia proposta della consulta giovanile stiamo facendo questi incontri sparsi per la città per andare a intercettare quei giovani che magari non sono strutturati all'interno di singole organizzazioni, proprio perché è proprio dal coinvolgimento, dal contagio della passione, di idee che si può creare una vera e propria democrazia partecipata e al contempo quel senso di comunità che poi ti fa essere responsabile e ti fa prendere cura della tua città. E questo è tutto per l'edizione odierna del nostro TV a Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, sulle smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi possono essere visionati sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.